Ed ecco il nostro salone del camper 2024. E quest'anno il salone del camper per noi è stato un po' particolare perché hanno spostato le date rispetto al solito e quindi per noi era già iniziata la scuola e quindi ci siamo concentrati su ciò che ci è veramente piaciuto e diciamo in pochissimo esatto. Tempo. Pertanto sarà una versione un po' ridotta, abbiamo evitato spostamenti, tanti appuntamenti eccetera perché sarebbe stato impossibile dal punto di vista logistico riuscire a organizzare tutto come avevamo fatto l'anno scorso. Pertanto abbiamo dato precedenza all'incontro con le persone, con gli amici, di far stare i bambini insieme ai loro amichetti e nel frattempo uno di questi, uno di questi nostri figli ha anche mosso l'inquadratura, non fare il bis, grazie. No! Ecco, invece l'ha fatto, perché tanto, ecco. Ristabilizziamoci e per cui ci focalizzeremo principalmente su alcuni aspetti, su quello che sono i nostri interessi, sì. Per cui cercare i camper per la famiglia, sì. Quello che ci è piaciuto in modo particolare, sì. Che è un aggiornamento di qualcosa che avete già visto, qualcosa che portiamo nel cuore, e poi la nostra costante ricerca di novità. C'era quest'anno come novità uno stand molto interessante che aveva degli accessori che tanti utenti della community cercano. Tra l'altro membri della community che salutiamo e la ricordiamo qui, la nostra community su Telegram, il gruppo dove siamo in tanti e che tanti di voi sono venuti a trovarci e ai quali abbiamo regalato il nostro adesivo, sì, esatto. L'adesivo della community che serve apposta per riconoscerci quando siamo in giro. Esatto. E non ci siamo incontrati, lo volete benissimo, avremo modo di incontrarci, lo terremo in camper, esatto. Così ogni qualvolta sarà l'occasione potete ritirarlo. E appunto la community si chiama Community di 5 in Camper su Telegram. Ma prima di andare avanti, come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche, così ogni giovedì alle 18.30 vi verremo a bussare per un nuovo video. Siamo tornati da Ford a vedere il nuovissimo Nugget. Nugget che avevamo avuto il piacere di provare, sì. 2 anni fa, esatto. Per un test di cui rimetteremo qui il video. E che ci aveva veramente conquistato. Perché, ricordiamolo, è l'unico minivan che ha un ingombro e delle dimensioni automobilistiche, esatto. Le prestazioni automobilistiche omologato per 5 e noi siamo in 5, esatto. C'è un bel divanetto, ha una bella cucina L e qui ci sono tante novità, esatto. Il divanetto posteriore riscaldabile oltre a quelli anteriori che già aveva, le luci personalizzabili, sì, per questa volta prima erano semplicemente dimmerabili e la temperatura colore del bianco si cambiava, adesso abbiamo delle luci RGB fantastiche, modalità anche notte. Il letto soffietto è stato migliorato per cui ha una posizione che rende abitabilissima tutta la zona giorno. E poi tante migliorie come gli oscuranti, anziché le tendine di stoffa, sì. Questa volta il tavolo e le sedie hanno un alloggiamento sul doppio fondo, sì. Con la zip del portellone posteriore, ma le grandi novità arrivano dalle motorizzazioni, sì. Per cui arriverà anche in versione ibrida, sì. Associato ad un motore a benzina, e il nuovo diesel da 170 cavalli col cambio automatico 8 rapporti che si sarà in versione 4x4. Fantastico. Esattamente come la prima versione è disponibile in due passi, passo lungo e passo corto, e dopo cambia leggermente la disposizione interna. Ovviamente il passo lungo avrà più spazio per la cucina e avrà il water fisso, in questo, sì. Caso abbiamo un portapotti, sì, che in questo caso però è quello a separazione a secco, per cui, sì. È ancora più pratico da gestire, sì. E tante novità. Chissà se riusciremo a averlo in testa anche questa volta. Però lui resta ancora uno di quegli oggetti che ci fa venire gli occhi a cuoricino. Sì. Per cui se siete curiosi venite a visitarlo qui al padiglione 3, stand A52, allo stand ufficiale di Ford. E uno degli stand più aggrediti dalla folla, sì. È proprio questa a nostra spalle di Shark. È una grandissima novità della fiera, veramente, con dei prodotti super
fantastici. Allora, dividiamoli in macro gruppi. Ora, sì, quelli che vedete alle nostre spalle, cioè sono un po' di curiosi che stanno controllando, è tutta la parte dedicata alla pulizia, sì, ma non solo alla pulizia, la classica aspirazione canonica, ma c'è anche il lavaggio delle tappezzerie, che sì, per noi è molto importante. Lavaggio delle tappezzerie non solo in modo ordinario, perché periodicamente vanno lavate, sì, ma anche quelle una tantum. Chi acquista un camper usato lo sa che ci possono essere delle macchie date da magari figli maldestri o comunque dal precedente proprietario, che ha lasciato delle belle macchie visibili e chissà insomma come portarle via. In questo caso è veramente possibile. Ma Valeria, basta avere dei figli in camper, sì, per capire i danni, le macchie, lo sporco che generano sulla dinette, sui sedili, sulle tappezzerie in generale. E qui hanno risolto tutto. Ma che si pulisce e si igienizza con l'ossigeno poi, eh? Esatto, ma non finisce qua. E ci siamo spostati di poco sulla parte dove si mangia. Sì, eh. Perché mangiare è una cosa importante, anche perché poi abbiamo anche la nostra rubrica, sì, cucina in camper, e abbiamo anche in questo caso scovato delle soluzioni interessanti, cose compatte, cose da usare fuori, sì, freddo, caldo. Non vogliamo anticiparvi tanto, ma tra friggitrice ad aria, dei frullatori portatili con la ricarica USB-C e dei sistemi di cottura, perché chiamarlo barbecue non è un barbecue quello che abbiamo visto, è molto di è più. Un oggetto che fa veramente un di tutto. Il sistema è integrato per la cottura: forno, barbecue, grill, affumicatore, ragazzi, friggitrice ad aria, tutto un unico oggetto da usare all'esterno del camper come se fosse un barbecue compatto. Sì. E se riuscissimo a metterci le mani e poi la bocca, sarebbe una cosa molto molto interessante. Oh, ma questi pensano pure alle donne, alla bellezza, ai capelli. Guardate un po' qui che c'ho, un bel foglio tra l'altro. Guardate, è super compatto da riporre in camper e dobbiamo dire che, ragazzi, anche qui il vantaggio è un vantaggio. Sì, perché è 1400 watt, per cui solitamente un phon efficace è 2000, sì, eppure questo riesce ad essere efficace a soli 1400 watt, ma con una potenza incredibile. Sì. E con questo collega anche un sacco di accessori qui che potete collegare per farvi anche la piega. Che piega mi verrebbe bene, ma guarda, ce ne sono talmente tante che puoi perché scegliere. Boccoli, lisci, arricciati, gonfi, lisci come spaghetti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, quindi passate a trovarli al padiglione 2, stand H26, perché secondo noi vi riempirete anche voi un po' gli occhi. Anche perché mi dicono, e adesso andremo a sperimentare, che qui fuori c'è anche la parte degustazione. Ragazzi, quindi bisogna anche provare. Provare per credere. Assaggiare per credere. Assaggiare per credere. Andiamo ad assaggiare. E come sapete, a noi le cose raccontate non piacciono. Andiamo su l'esperienza, sulla prova empirica. E merita veramente. Piccolo dettaglio, per chi fosse interessato a tutti i prodotti Shark, durante la fiera c'è lo sconto del 20% su tutto il loro catalogo, per cui un motivo in più per andare a trovare nello stand e ritirare il coupon per poter usufruire appunto di questo sconto durante il periodo della fiera. C'è tempo fino a domenica. Un primo camper interessante lo abbiamo trovato in casa Remor, sì, per le famiglie, perché spesso noi curiosamente guardiamo e troviamo, abbiamo visto anche dei camper lunghi 9 metri, sì, in matricolazione con la patente C, ma solo 4 posti. E le famiglie come la nostra, esatto, come fanno? E allora abbiamo trovato interessante Remor Bliss 50, sì, e che ha una conformazione un po' particolare. Intanto perché è un mansardato. Esatto. Ha un prezzo fiera di circa 60.000 euro, che quindi per il trend attuale anche è accessibile, economico, diciamo, relativamente al periodo storico, esatto, in cui viviamo. E ha due particolarità. La prima, la dinette, che mi ha colpito molto. Sì. Ha una dinette con tavolo centrale, sì, dove però ci sono due divanette ad L, in modo tale che i quattro posti, tolti quelli della cabina, va bene, sono disposti ovviamente due fronte marcia, due di spalle, ma sfalzati. Sì. Per cui una disposizione originale. Se poi mettiamo che anche il tavolo, anche il posto del guidatore si gira, esatto, offre un'ampia zona di giorno. Sì, che comunque è una bella zona living, insomma. Sì.
Cucina un pochino piccolina, va bene, ci sta. Però la cosa bella sono i letti a castello in fondo, che ne sono ben due. Cioè, due castelli, cioè per totale quattro posti. Esatto. A destra e sinistra, entrambi con la geometria variabile del variabile dei posti in basso, dei letti in basso, esattamente come il nostro camper. Esatto. Pertanto noi che saremmo in 5 potenzialmente potremmo utilizzare uno di questi letti sempre ribaltato, alzato, per usare per il carico. Esatto. Diciamo l'unico neo è un po' il bagno, che è un pochino... è piccolino, un po' sacrificato. Dove si entra e si ha subito il bagno, il piatto sulla doccia. Doccia. E poi su in fondo c'è praticamente il water e il lavello e lo specchio messo sopra la finestra. C'è poco posto per lo stivaggio delle cose del bagno, esatto, in sostanza. Ecco. Diciamo che è un camper che ha omologato per 6 posti viaggio, che ha 6 posti a sedere comodi e 6 posti letto sempre disponibili. Il compromesso da accettare è solo e soltanto quello del magari viverlo particolarmente in estate sugli spazi aperti. Sì. L'altro però non è una novità, vero Valeria? Esatto, è l'Itineo SB740. Un motorhome che molto bello. Sì, esatto, che avevamo già visto e che comunque ci continua a piacere. La particolarità è il fatto che, diciamo, si possa separare gli ambienti in due. Esatto. Ecco. In particolare la parte posteriore, sì, dove c'è un letto a castello, sì, trasversale, e che quello inferiore possa diventare letto matrimoniale. Esatto, perché davanti c'è una dinette. Esatto. Pertanto anche per chi fosse solo in quattro con due figli, avere lì quella dinette dove tu gli chiudi la porta e fanno i cavoli loro i figli, la cameretta è una gran cosa. Esatto. Oltre a questo, il bagno è bello spazioso, box doccia non ne parliamo. Esatto. Con due armadi alti da cima a piedi, una a destra e una a sinistra, per cui anche lo stivaggio non è male. O rimane un bello spazio sotto al letto inferiore trasversale, perché comunque sia anche per caricare gli oggetti non è niente male, e è bello. Certo, prezzo impegnativo, quello esposto in fiera veniva 84.000 euro. È un altro... Mica bruscolini, No, però insomma, però, per una famiglia... bellissimo. Esatto. Per una famiglia può essere una buona soluzione, per una famiglia numerosa come la nostra, insomma. E se notate un'ambientazione di questo stand molto colorato... E anche rumoroso. E anche traballante per il numero dei figli che sta transitando sotto il treppiede che regge la fotocamera, e che siamo allo stand di Sara di Camper BM. Sara, nostra moderatrice storica all'interno della community, perché propone i viaggi di gruppo, esatto, insieme a tante altre realtà, come Famiglia Bordo, In Viaggio con Momo e tanti altri. E soprattutto, al di là del discorso legato ai viaggi di gruppo per le famiglie, c'è l'associazione di cui anche noi facciamo parte, insieme a On The Road. La finalità è quella di permettere alle famiglie di incontrarsi, di viaggiare, di fare stare bene insieme i nostri bambini, e per chi in fiera viene a trovarli e sottoscriverà la tessera, ci sarà anche un omaggio. Sì. Preso appunto dai nostri contatti di Mafra, esatto, che conoscete sicuramente dai nostri video, che avete visto nel nostro canale le offerte, tra l'altro ve lo ricordiamo, offerte per camperisti su Telegram, dove noi segnaliamo tutto ciò che riteniamo utile per il mondo del camper, esatto, ma sempre con un occhio al prezzo, che non guasta mai. E proprio lasciandoci ispirare da questo, abbiamo proprio chiesto un kit, allestito un kit di due prodotti, un panno e una sacca per il trasporto, veramente alla portata di tutti. Tutti in camper possono avere beneficio da questi kit dei prodotti, il regalo per chi sottoscriverà la tessera, che lo ricordiamo, per chi lo farà in fiera sarà valida non solo per tutto il 2025, ma anche per i mesi che mancano, appunto, del 2024, i 3 mesi e mezzo che mancano per la fine di questo anno. Qui al padiglione 2, stand L062, per cui fate ancora in tempo a venire qui a sottoscrivere la tessera, a conoscere i viaggi e avere il vostro gadget. A questo punto non resta altro che salutarvi, invitandovi a dire la vostra qui sotto nei commenti cosa ne pensate di ciò che vi abbiamo mostrato, come è stata la vostra esperienza in fiera, se ci siete già stati, ricordandovi che il video esce giovedì e ci sono ancora giorni. Altri giorni per visitare la fiera, quindi fare le vostre considerazioni qui. Scrivetecelo qui sotto, tanto noi ci vediamo quando e dove, Valeria? Sempre qui nel prossimo episodio su... 5!
5 in camper. 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 5